Tra la strada intitolata al venerabile Carlo Acutis e la piazza Don Pasquale Allegro, nel borgo antico di San Mauro la Bruca, in occasione dell'anniversario del miracolo delle particole, numerose cariche militari hanno presenziato alla cerimonia di dedicazione di una strada al generale Gennaro Niglio, morto in un incidente stradale a Caltanissetta nel 2004. Sono intervenuti il nuovo comandante dei carabinieri di Vallo della Lucania, Anna Rita D'Ambrosio, il comandante provinciale Antonino Neosi e il comandante regionale Maurizio Stefanizzi. Il sindaco di San Mauro, Francesco Scarabino, era assente per motivi di salute, ma non ha voluto rimandare la data dei solenni festeggiamenti, lasciando che si svolgessero nel giorno della commemorazione del miracolo delle particole. Beh, gliel'avevo detto anche personalmente, io amo il Cilento e ci torno sempre con grande piacere. Questa è una terra meravigliosa che noi dobbiamo difendere. Certo, dopo l'occasione a Palinuro, oggi si intitola questa piazza a un nostro esempio, un generale Niglio, che è stato un modello per tanti di noi, giovani ufficiali, per energia, per passione, per dedizione al servizio. Qual è l'esempio che lascia il generale Niglio, che ha lasciato e che deve essere da esempio? Guardi, io l'ho conosciuto personalmente, è stato mio comandante di legione quando comandavo il gruppo a Monreale in Sicilia. Purtroppo è morto nel mio territorio, o meglio l'incidente che poi ne ha causato la morte è avvenuto nel mio territorio. Io ricordo la passione, l'energia vitale, una personalità che trascinava il personale a servire meglio e di più le collettività. Ecco, questo è il nostro obiettivo, l'esempio che lui ci dà è questo, grande passione, grande gioia di vivere, grande piacere nel donarsi agli altri. Testimoniano anche tantissime persone che sono qui oggi. Sì, immagino, un legame immagino che ci sia tutto il paese perché la comunità è relativamente piccola, ma si è raccolta attorno a questa iniziativa. Ecco, ci fa piacere. La vostra presenza, come dire, è sempre testimonianza di sicurezza, no? Ci sentiamo sicuri quando c'è l'arma dei carabinieri. Sì, noi speriamo di fare però sempre di più e meglio. Ecco, lo merita questa attenzione che la popolazione ci riserva. Questo affetto ci responsabilizza ancora di più. Cerchiamo di fare bene, ma dobbiamo fare ancora di più e meglio. Questo è l'obiettivo di ogni giorno, di ogni carabiniere.